bentrovati, grazie di aver risposto così numerosi al nostro invito. Stasera per Fritto è una pagina importante dal punto di vista storico-culturale e per noi è un onore poter ospitare questo convegno. Vedrete che ne sarà valsa la pena. Io voglio dare subito la parola al sindaco per i saluti istituzionali, poi alla presidente dell'associazione APS Pasquale Rustanio, Rosaria Di Stasi, poi dopo entriamo nel vivo del convegno, così vi raccontiamo anche il perché di questa serata. Grazie ancora e passo la parola al sindaco, ringraziandolo per la disponibilità. Buonasera a tutti, proprio per dare la possibilità di entrare subito nel vivo della serata, sarà il mio saluto brevissimo. Non posso che apprezzare lo sforzo continuo di Rosanna e della sua associazione, della professoressa Giuseppina Di Stasi, perché anche durante occasioni un po' più festaiole o comunque piacevoli alla tavola sono capaci poi di trovare un momento di tensione importante culturale come questo convegno, e quindi devo dire bravi davvero, che la capacità di creare questo parallelismo tra momenti di convivialità e momenti di approfondimento, in questo caso un momento di approfondimento storico, fa sì a tutti noi di essere orgogliosi di poter vivere e amministrare questo paese. Quindi ai relatori grazie di essere venuti, e sicuramente i nostri interventi ci arricchiranno, e per quanto riguarda il sottoscritto copriranno moltissime lacune in materia storica, quindi sono qui ben attento a raccogliere le informazioni che ci arriveranno. Quindi davvero grazie, benvenuti a tutti, e vedo anche tanti amici che vengono dai paesi vicini, quindi allora ancora un doppio benvenuto, sperando che poi durante, al termine del convegno, vorranno trattenersi con noi nel centro storico, un centro storico piacevolissimo, quindi dove Rosanna e Stasi, l'associazione, con i volontari dell'associazione, ha messo in campo una piacevolissima iniziativa. Quindi davvero grazie e buona serata a tutti. Benvenuti a tutti. Io sono molto emozionata per questo che noi stasera qua conosceremo, perché conoscendo già i professori, ma un testo arriverà ancora, spero. Sì, sta arrivando. Ok, e veramente io sono contentissima stasera di ascoltare queste cose. Già avevo fatto un giro nel centro storico alle Gole col professore Melchionda e mi ha proprio emozionata. Perciò vi auguro una bella serata, perché è una cosa importante secondo me la storia. Noi dobbiamo conoscerla. Conoscendo la storia dà anche luce al nostro avvenire. Non dobbiamo stare soltanto alla sponda e dire io voglio questo, io voglio quello. Dobbiamo essere come diritti e doveri. Perciò la storia è importante. Conoscendo chi siamo stati abbiamo più luce di fare un bel avvenire. Auguri per stasera. Grazie a tutti. Allora, qualcuno ricorderà che noi qui a Fritto questo tema del 1799 ce l'abbiamo ben caro, perché nel 2010 tenemmo con la Prologo un convegno sempre sui moti del 1799, e sin da allora l'intento era quello di far alzare una prospettiva storica che noi chiamiamo revisionista, ma più in generale c'era anche l'attenzione, la volontà di generare una sorta di identità col territorio, con la propria storia, perché la libertà è una cosa preziosa, quindi tutti quanti noi dobbiamo sapere da dove arriva e dobbiamo saper dire grazie alla storia. Quindi l'ideale di questa sera è proprio questo. Dover ringraziare veramente di cuore è Claudio Saltarelli, presidente di questa preziosa associazione per la cultura, io dico a livello nazionale, perché l'opera che fanno è davvero meritoria. Lui poi ci racconterà un po' di cose sulla sua associazione prima di entrare nel merito del testo. Stasera presentiamo un testo veramente interessante, importante, e conoscere questo testo significa venire a conoscenza anche di una nuova prospettiva, di fatti e misfatti in qualche modo storici di cui pochi sono a conoscenza.
Si tratta anche di un'opera editoriale veramente di grande pregio, perché ho visto anche l'immaginazione, il recupero dell'opera stessa, quindi gli faccio i complimenti anche dal punto di vista tecnico ed editoriale. Stasera è in vendita ad un prezzo eccezionale di 20 euro e quindi anche per questo io li ringrazio, perché sono qui gratuitamente e fanno tutto ciò solo per amore della cultura e della diffusione storica, quindi chiederei un applauso a loro. La parola a Claudio, che oltre ad essere una persona eccezionale è veramente un amante della storia e di questi processi molto molto importanti. Grazie Giuseppina, effettivamente mi hai un po' spantato, perché effettivamente queste parole mi hanno emozionato e non poco. Quest'estate sono venuto qui alla Madonna di Costantinopoli, che è un rito religioso estremamente importante per Felitto, ma per tutto il Regno di Napoli, e quando ho conosciuto prima Rosi, poi Giuseppina, ho avuto il piacere di conoscere il sindaco, ho detto: guarda Giuseppe, qui bisogna fare qualcosa, ripeto, di convegni, di presentazione di una pagina storica molto molto importante. Allora, io vengo da Cassino come relatore, Fernando Riccardi che sta arrivando, e sono presidente di un'associazione identitaria Alta Terra di Lavoro. La Terra di Lavoro era una provincia più antica d'Europa che iniziava a Nola. Eccolo, scusate un attimo. Pronto? Sposta un po' l'asse. No, se no con vado giù io, bravo. Ah, sì. Scusate, ma purtroppo chi viene la prima volta a Felitto spesso non, i termini non li conosce bene. Ed è stato molto molto importante essere qui questa sera, e bisogna ringraziare innanzitutto il sindaco che ci ospita, perché è il padrone di casa. Grazie a voi. No, ci mancherebbe altro. Giuseppina, Rosi, che sono due di Stasi, e ringrazio tutti voi per la presenza, perché è numerosa in un piccolo paesino come questo, trovare questa platea non è cosa da poco. Felitto ha una storia importante, una storia regale. Qui ci sono state famiglie importantissime e fondamentali per tutto il fasto del Regno di Napoli. Noi ci occupiamo di ripristino di verità storica, non revisionismo, perché poi sul revisionismo se ne dicono tante. Invece ripristino di verità storica che guarda soltanto attraverso un recupero di documenti d'archivio. I professori qui sanno cosa vuol dire lavorare negli archivi ed è cosa molto importante. Ma il nostro ripristino è anche il recupero delle tradizioni, della cultura. Ecco perché sono venuto quest'anno alla vostra bellissima Madonna di Costantinopoli, perché sapevo di questa tradizione e sono venuto a vedere come funzionava e ho capito tantissime cose. Lo facciamo nel mondo della cultura a 360 gradi, nel mondo dell'agricoltura, della tradizione contadina, religiosa. Abbiamo fatto parecchi convegni su Santo Tommaso d'Aquino, il professor Di Mieri spesso ci segue e abbiamo presentato personaggi come Nicola Fergola, Colangelo, che alle vostre orecchie non dicono nulla, però hanno scritto pagine importanti nel nostro territorio. Giuseppina ha capito subito l'importanza di questa serata e Rosi ha fatto il ponte con Giuseppina e siamo qui quest'oggi. Quindi noi abbiamo fatto questo testo, non siamo una casa editrice, infatti siamo così poco lungimiranti e imprenditoriali che siamo andati ad Andrea, oggi qui con il relatore Riccardi, con cui abbiamo fatto questo libro, l'associazione, venendo con due macchine, quindi potete immaginare noi che impegno abbiamo nel curare le spese. Questo è un libro molto molto importante, perché parla di una pagina di storia estremamente fondamentale per la nostra quotidianità. Parliamo del 1799. Il 1799 è un vero e proprio scontro di civiltà. Scontro di civiltà fra un vecchio mondo che non voleva assolutamente morire e un nuovo mondo che voleva soltanto appropriarsi il potere assoluto. Il 99 è molto più importante dal mio punto di vista, dell'89 rivoluzione francese, perché qui c'era una tradizione cattolica molto molto diciamo impregnata nel nostro tessuto sociale quotidiano, che ha radici antiche. San Pietro è sbarcato da noi per andare a edificare la chiesa di Roma. Quindi qui c'era proprio una fusione tra il mitos e il logos, quindi è stato molto molto importante questo per le nostre terre. Però adesso, prima di continuare, voglio soltanto farvi vedere due brevi video sulla bandiera. Noi ci siamo con la rivoluzione francese, Liberté, Égalité, Fraternité.
libero pensiero sul vecchio che andava tolto. Vedete questo video e poi vi commento. La rivoluzione francese, noi conosciamo tutte le belle storielle della, però l'altra parte della medaglia, cioè quella di una feroce guerra interna e guerra civile, non se ne parla. Ci fu una parte della Francia che non volle assolutamente accettare il nuovo che avanzava, e c'è stata una guerra fratricida fra fratelli, tra Caino e Abele, quello che poi è avvenuto anche da noi, ne parleremo dopo. Qui si parla di 200.000, 300.000 morti, questi erano estremamente legati alla Chiesa di Roma e non volevano assolutamente accettare. Ecco Fernando Riccardi che viene dal signore. Fernando Riccardi è l'autore del saggio introduttivo di questo testo. Signori, qui oggi vedrete che il direttore della rivoluzione francese è stato nella storia la prima, si è avverata una cosa importantissima: nella prima volta nella storia un parlamento, un direttorio ha legiferato un genocidio di Stato. Questa è la legiferazione di quello che accade. Voilà le son qui dévore le cœur de la